Allora, Aaron Chiti, Presidente della Rete Europea Gruppi ed Eventi Storici, chiediamo come mai questa iniziativa su turismo e sociale. Salve, intanto perché riteniamo che sono due ambiti dove la città è in grossa sofferenza, sono diciamo, tra gli ambiti maggiori della sofferenza di Livorno. Sono ambiti che poi hanno delle ripercussioni sul lavoro in città, quindi tutti gli indotti che non sono stati avviati fino ad oggi poi hanno serie ripercussioni sul lavoro, sia giovanile sia anche sulla tenuta sociale di Livorno stessa. Sembrano due ambiti che hanno poco in comune, in realtà non è così, a parte appunto il fatto che una città come la nostra, tra porto, mare, colline, folklore e quant'altro, potrebbe, non voglio dire la solita banalità, campare solo sul turismo, ma sicuramente averne un sostegno molto più importante di quello che è stato fino ad oggi e quindi anche avere una rilevanza sulla qualità di vita cittadina. Al tempo stesso, diciamo che ci sono tanti progetti anche fuori da Livorno che integrano la tenuta sociale della città a operazioni turistiche, diciamo di turismo sostenibile, ma addirittura mi veniva un esempio particolare come a Volterra, con i carcerati e le persone in riabilitazione dopo una pena più o meno lunga, vengono messi a disposizione progetti insieme al comune, alla regione e ai fondi europei perché possano occuparsi dei beni culturali, delle strutture della città stessa. Per cui ecco, diciamo che ci sono tante interazioni e che Livorno dovrebbe cominciare a guardare un po' di più a queste connessioni tra questi ambiti perché appunto turismo e sociale possono avere tante cose in comune e non si può prescindere da questi due ambiti per risollevare, diciamo, il tessuto cittadino dalle condizioni in cui siamo oggi. Sì, a Ronchetti chiediamo anche come mai questo incontro con il candidato Bacci, siamo vicini alle primarie, qual è l'obiettivo di questo incontro? Sì, certo. Ovviamente sono invitato chiunque, abbiamo voluto farlo qui al Bar Civili, un po' insieme a noi è diciamo, lo slogan di questi incontri che speriamo di portare avanti anche ben dopo le primarie, invitando tutta la cittadinanza, le associazioni del settore e i personaggi della politica locale che possono darci diciamo, le loro ricette. Per la Livorno del futuro. Lorenzo Bacci, candidato per la segreteria provinciale di Livorno, una persona, un ragazzo giovane, nonostante questo, senza sacrificare esperienza, ricordiamo che anche al momento sindaco di Colle Salvetti, quindi una persona che può dare anche vitalità e freschezza all'idea di futuro che vogliamo in questa città e quindi ci sembrava giusto partire questa serie di appuntamenti, anche benissimo, in virtù delle primarie che ci saranno domenica prossima, per avere ancora di più un elemento maggiore di confronto e di elaborazione successiva. Penso che, insomma, che ce ne fossero, no? Come diciamo a Livorno, di occasioni come queste per confrontarci e poi cercheremo anche di variare gli invitati e i personaggi con cui confrontarci.